Innanzitutto abbiamo solo dato una nostra disponibilità. E la magistratura sarà il sottosegretario di Stato con delega alla protezione civile Guido Bertolaso a sostituire il commissario straordinario dell'azienda ospedaliera San Giovanni di Dio di Agrigento, Mario Leto, nel ruolo di custode giudiziario del nosocomio agrigentino, sequestrato 10 giorni fa dalla magistratura. Il procuratore Renato Di Natale e l'aggiunto Ignazio Fonso hanno accolto favorevolmente la proposta avanzata dal capo della Protezione Civile Nazionale, che secondo i giudici potrà dare atto a nuovi accertamenti tecnici alla struttura ospedaliera. Prima di questo però bisognerà aspettare la decisione del giudice per le indagini preliminari, Lisa Gatto. Nel documento la procura ha espresso parere favorevole alla nomina di Bertolaso, che potrà dare inizio agli accertamenti che ritiene necessari. L'ospedale, sia pure sequestrato, dovrebbe continuare regolarmente ad assicurare tutti i servizi ai cittadini. Nel frattempo, con il benestare della Procura agrigentina, il capo della Protezione Civile Nazionale e un pool di esperti nel campo dell'ingegneria sismica daranno avvio a nuove perizie tecniche. Parallelamente, Bertolaso stilerà una relazione sulla situazione in merito ad un eventuale sgombero o spostamento di alcuni reparti della struttura ospedaliera in attesa degli interventi di consolidamento da eseguire.